Vanno ringraziate le tre sigle sindacali che hanno coordinato, hanno promosso l'iniziativa, va ringraziato anche Pippo Cipriani che ci ha messo chiaramente l'anima anche in questo frangente, ma soprattutto vanno ringraziati i lavoratori che ancora una volta hanno dimostrato che il lavoro e la legalità sono sicuramente due sinonimi che possono andare a braccetto. Oggi qui a Bagheria parte un messaggio forte, un messaggio molto sentito, perché abbiamo visto noi cittadini cosa si può fare con una gestione trasparente come quella dell'AT Group in questo momento, che è un'azienda in crescita, hanno dato un segnale a Bagheria, hanno sfruttato, se così si può dire, per la prima volta in Italia quello che è il concetto della sussistenza statale, quindi hanno trasferito non soltanto le loro braccia e le loro qualità lavorative, ma hanno trasformato un messaggio importantissimo che il governo centrale ha lanciato loro. Quindi credo che sia giusto ringraziare le sigle sindacali, ringraziare coloro che hanno pensato e organizzato il tutto, ma soprattutto il Ministro e le autorità presenti che saranno qui a Bagheria domani.